Santa Teresa di Riva sta vivendo un momento delicato per fatti ormai noti legati al coronavirus. Oggi il sindaco è intervenuto per fare chiarezza, si è rivolto direttamente ai suoi cittadini. Noi siamo in collegamento con il primo cittadino, Danilo Lo Giudice, che è in collegamento da Piazza Municipio. Sindaco, intanto buongiorno e grazie per essere qui con noi, nonostante i tanti suoi impegni. Ha sentito l'esigenza? Grazie a lei. Ha sentito l'esigenza di rivolgersi direttamente ai cittadini. Perché questa mattina, Sindaco? Sì, ma intanto per fare alcuni chiarimenti che si sono resi quanto mai necessari anche rispetto alle notizie che stanno circolando, insomma, sono circolate nelle ultime ore. A Santa Teresa in questo momento, e speriamo anche per il futuro, non vi è alcun contagio di coronavirus. La vicenda di ieri è legata a un medico messinese che ha svolto servizio verso il centro Fiumara mercoledì 11, soltanto dalle 15 alle 19 e poi è rientrata a Messina. Quindi la prima affermazione chiara è che tutto quello che è avvenuto prima di mercoledì 11 presso il centro Fiumara non ha motivo di essere allarmante o pericoloso perché non c'è alcun tipo di problema. Il centro Fiumara peraltro già operava in un regime comunque di emergenza soltanto limitatamente alle situazioni più necessarie, ovviamente con tutte quelle che sono le precauzioni e con grande senso di responsabilità da parte del suo responsabile, il dottore Fiumara, ovviamente nel momento in cui sono venuti a conoscenza di questa situazione hanno subito informato gli organi competenti e ci hanno permesso di attivarci per fare che cosa? Per mettere ovviamente tutti in quarantena, dai dipendenti alle 10 persone, perché sono soltanto 10 le persone che sono state visitate da questo medico, anche loro sono state messe in quarantena. Ho chiesto per essere ancora più prudente, anche l'elenco di tutte le persone che giorno 11 marzo si sono recate presso il centro diagnostica a diciamo, avere delle prestazioni. Ovviamente con il nostro comando di Polizia Municipale abbiamo già contattato tutti, li abbiamo dato tutte le disposizioni che dovranno seguire, indipendentemente se sono di Santa Teresa o di altri comuni. Anche altri colleghi sindaci mi hanno chiamato perché il centro primario rappresenta un'eccellenza, in questa vicenda mi permetto di dire non ha alcuna colpa e quindi ci sono anche dei pazienti che magari venivano da altri comuni e quindi anche con gli altri sindaci ci siamo raccordati per quello che è l'iter da seguire. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di contenere quanto più possibile quelli che potrebbero essere degli eventuali contagi, però c'è un aspetto che va ecco, bisogna evitare di far girare false informazioni o audio che non hanno nulla a che vedere. Ringraziando a Dio c'è un sindaco, per conto del sindaco parla il sindaco, per cui che qualcuno, c'è un modo particolare, un audio di una donna che non conosco, che afferma che il sindaco sta dando disposizione, il sindaco quando dà le disposizioni lo fa dalla sua pagina istituzionale, lo fa in maniera ufficiale e non ha bisogno di altri rappresentanti, per cui vi prego non solo di non mandare questi messaggi audio, ma chi li riceve, di evitare di diffonderli ulteriormente perché si fa false informazioni, si crea allarmismo e questo può rappresentare realmente un pericolo perché la gente poi non capisce nulla. Chiarita questa vicenda, lei questa mattina è tornato di nuovo ad essere molto perentorio per quanto riguarda determinate situazioni che si possono venire, si sono create all'interno dei supermercati o delle farmacie in modo particolare. Non vi ha sembrato, continuo a ripeterlo fino all'inverosimile, Sindaco, e se no ha detto gli operatori si alzino e se ne vadano. Ma è chiaro che deve essere così. Noi stiamo facendo i controlli, stiamo facendo i posti di controllo su strada, li stiamo facendo presso le attività commerciali, però io non posso garantire un vigile urbano in ogni attività commerciale perché sarebbe assurdo. Il mio desiderio è un altro ed è quello che venisse chiuso totalmente, non Santa Teresa ma tutto quanto, perché per 15 giorni se si fermava tutto lasciando solo quelle che sono veramente le attività strettamente necessarie, quella era la soluzione più giusta. Visto che questo oggi non è possibile, che io da sindaco con un'ordinanza non lo posso imporre, allora mi appello al buon senso di tutti. Nel momento in cui in un'attività commerciale c'è un assembramento di persone, purtroppo il sindaco deve fare, il sindaco non può fare diversamente. Allora due sono le soluzioni. La prima cosa da fare, invito i dipendenti ad alzarsi, a incrociare le braccia e ad uscire fuori. Fin quando la situazione non si stabilizza alla normalità, perché ho ricevuto alcune segnalazioni che ovviamente non mi sono piaciute, ho fatto dei sopralluoghi anche fino a stamattina io stesso di presenza in alcune attività commerciali, dove in quel momento in cui sono andato io non c'era un effettivo problema, ma è chiaro che nel momento in cui
cui io vado via o mi sposto sono fuori, o i vigili stanno facendo altri controlli, non possiamo sapere cosa succede. Allora, i titolari intanto sono obbligati a mantenere quelle che sono le distanze e i presidi di sicurezza per i dipendenti e per gli utenti, questo lo sottolineo, perché i titolari delle aziende sono obbligati a farlo. Qualora non ci riescono a mantenere le distanze di sicurezza, l'attività viene chiusa. Ma vi aggiungo di più, qualora non riescono loro, o meglio, me ne accorgo io, ne sono a conoscenza io, disporrò la chiusura dell'attività e la sospensione dell'attività, perché è inammissibile che in questo momento non si capisca qual è il reale pericolo a cui si va incontro. E io è chiaro che devo tutelare la salute dei miei concittadini e di tutta la gente, di tutta l'utente che viene a Santa Teresa, anche quelli che possono essere uffici pubblici. Ci sono poche regole, mi auguro che vengano rispettate e mi appello al buon senso di tutti, perché poi questa è la cosa fondamentale. Ognuno in questa vicenda deve essere parte attiva e spero che sia così. Grazie Sindaco, grazie. Grazie ovviamente anche a voi per l'informazione e perché ci date la possibilità comunque di arrivare alla cittadinanza, a tutte le persone che ci seguono.